Joy, vieni qua. Joy. Joy, Joy. Joy, Joy. Ma chi è che andrà? Mamma o papà? Vieni da Potter. Però così tu la stai fuorviando. Vabbè. Vieni da Potter. E invece... da papà. Ah, sì! Col Clio. Ci siamo conosciuti a Milano all'Accademia di Design che frequentavamo. Io mi sono seduto a caso, dopo una sedia c'era lei. Mi ha detto quando è che sarà l'esame, io in realtà non lo sapevo niente nemmeno io. Però poi ci siamo ecco conosciuti. L'acqua agli alberi, guarda, ci pressi. Passa, sì! Vai! Tu come ti chiami, Claudio? Tu come ti chiami, Clio? Io non ci sento bene dall'orecchio destro, capito io? E ho detto, no, non io, tu come ti chiami di nuovo? Quindi anche lì un siparietto. Da lì ci siamo conosciuti. Sono andato a mangiare a casa sua, lei mi ha offerto una, come prima cosa, una fiorentina. E poi da lì basta, non ci siamo più lasciati praticamente. Adesso la mamma sarebbe tantissimo che ti ho fatto bagnare. Martina, ciao. Ciao, buongiorno, vieni che ti devo sì. parlare. Buongiorno, ciao. Sono Elena, in Clio Makeup sono tante cose. Innanzitutto la sorella di Claudio e la cognata di Clio. E per Clio Makeup rivesto il ruolo di CEO. Il team Clio che ho costruito insieme a Claudio e Clio è un team formidabile. Siamo principalmente donne e molte di queste sono veramente molto giovani. Allora, tu sai che ormai da qualche anno, insomma, in Clio Makeup noi stiamo facendo un lavoro molto importante sul team. Inizialmente eravamo soltanto Clio, che è il nostro volto, il cuore pulsante di Clio Makeup, Claudio e la sottoscritta, e piano piano siamo dovuti crescere. Io sono executive assistant, quindi sono l'assistente di Elena, il nostro CEO. Faccio un po' di tutto, quindi non ho una mansione proprio specifica, non ho la giornata standard, c'è sempre l'imprevisto, magari sto rispondendo alla mail, ricevo una telefonata, è abbastanza impegnativo. Sai che Clio Makeup, tra le varie linee di business, ha anche la collaborazione con i più grandi marchi internazionali. A presidiare le collaborazioni esterne, soprattutto sui social media, c'è Giada. Sono Giada, la responsabile dei progetti speciali per Clio Makeup e quindi project manager. Giada ha una seniority sicuramente diciamo diversa dalla tua, però io credo che il lavoro in questo momento è talmente aumentato un po' per tutti e anche per lei, e credo che tu sia pronta ad andare in supporto del team progetti speciali. Che ne dici? Bellissimo, sono super contenta. È stata sicuramente una sorpresa, sono molto felice di questa notizia, anche se magari non sono molto espressiva perché sono molto riservata e discreta, quindi non vedo l'ora. Questa è la buona notizia. C'è anche quella brutta? Ovviamente sì. Allora Martina, adesso noi dobbiamo galoppare e cercare di trovare il prima possibile la candidata adatta per sostituirti. La risorsa deve avere tutta una serie di caratteristiche che tu conosci, quindi persone giovani, smart, che abbiano appunto una passione per tutto quello che è la comunicazione, i social media. Diciamo che la lista della spesa è lunga, è molto sfidante, molto challenging, sai, come ruolo. Io adesso sono nei guai. Mannaggia a me, mannaggia!
prometto che farò del mio meglio. Tra l'altro, guarda, sai che noi riceviamo sempre tantissime candidature ogni giorno e prima di andare a stampare i CV ti ricordo che dobbiamo smarcare i contenuti per il lancio Ultrabalm. Sì. Quindi newsletter, comunicato stampa e post blog. Li hai già visti tu? Assolutamente sì. Quindi li cerco e parto da lì. Esatto. Va bene.